Ok, siete in diretta. Ecco, grazie. Buonasera a tutti e quindi benvenuti. Quindi un'altra di queste serate del martedì al Museo Poleni. Quindi abbiamo parlato le altre volte già di argomenti vari, biologia molecolare, Covid e Costituzione, anche di fisica, quindi argomenti vari. E questa sera arte e medicina. E quindi siamo lieti di accogliere un collega del Museo di Anatomia Patologica, Alberto Zanatta, e quindi gli lascio la parola. Ecco, grazie Grazie, mille di essere venuto. grazie, grazie Sofia e grazie a tutti i partecipanti. Io vado con la condivisione dello schermo, giusto? Ah sì, aspetta, te lo faccio. Faccio qua? Sì, aspetta, facciamo proprio lo schermo Se condividi anche il generale. suono, Ecco per... qua. ah, sei a posto, allora si sente A anche il posto, suono? sì. Bene. Ok, perfetto, super. Allora, buonasera di nuovo a tutti. Stasera, Potete quando... maschile. posso togliere? Super. Sei a 2 anni, a 2 metri. Benissimo, ancora meglio. Allora, oggi faremo un piccolo viaggio nell'arte e la medicina, un argomento molto molto vasto e quindi ho pensato di concentrarmi un po' di più su proporvi delle tematiche riguardanti l'iconodiagnostica e l'arte dell'osservazione. Che cos'è l'iconodiagnostica? È provare, aiutare gli studenti, è un lavoro che si fa soprattutto con gli studenti di medicina. Fare in modo che uno studente riconosca una patologia, un'immagine, attraverso un'opera d'arte, e in modo da allenare l'arte dell'osservazione. Dobbiamo però parlare inizialmente delle scienze umane, quelle che vengono chiamate le medical humanities, che sono state introdotte negli anni 60 nei corsi di medicina. Cioè è un campo interdisciplinare della medicina e della cura che include ovviamente le humanities, cioè letteratura, filosofia, storia, religione, le scienze sociali, l'antropologia, la psicologia e la sociologia e appunto le arti, letteratura, teatro, arti visive. E ovviamente anche la loro applicazione in medicina e nella pratica clinica. E perché sono state introdotte queste medical humanities? Perché si è notato che c'erano delle lacune negli studenti, nella formazione medica degli studenti. E soprattutto per quanto riguarda l'empatia nei confronti dei pazienti. Si è notato che gli studenti che hanno una formazione un po' più umanistica e riescono ad allenarsi con l'arte sono molto più empatici e hanno un rapporto migliore con il paziente. Anche per migliorare la capacità di osservazione, e per migliorare la capacità di comunicazione e di lavoro in team, quindi il team working. In sintesi, per migliorare i risultati nella cura del paziente. Oggi non si parla più di medicina concentrata nella malattia, disease centered, incentrata nella malattia, ma nella medicina incentrata nel paziente. E quindi questo aiuta, le scienze umane aiutano appunto a migliorare queste prestazioni. E infatti, come diceva Bernard Lone, che è stato l'inventore del defibrillatore, i medici di oggi sembrano essere più preoccupati dell'imposizione degli strumenti che di quella delle mani. Quindi si è persa la manualità. Ok? E infatti, leggiamo assieme, abbasso un attimo questo, vediamo se lo porto un po' più su, lo Sì, relativamente. mettiamo giù. Perfetto. Ok. Come avvicini un paziente? Per prima cosa, guardalo in faccia. Fallo parlare, prendigli il polso e osserva ogni cosa tu pensi possa essere necessario per capire la malattia di cui è affetto. Chi diceva questo? Lo diceva Giovanni Battista da Monte nel 1543 a Padova. Cosa ha fatto Giovanni Battista da Monte di così rivoluzionario? Ha portato gli studenti dal nostro teatro anatomico a Palazzo Bo, li portava a far lezione al letto del paziente e quindi insegnava, metteva in pratica quello che facevano durante la teoria. Okay? E qui vediamo appunto in questo dipinto di Picasso, Scienza e Carità del 1897, in parte quello che faceva il medico, cosa faceva? Tastava il polso, quindi prendeva anche, e vedete che con l'altra mano cronometra per calcolare appunto il polso. Ma assieme a questo c'è anche un'altra componente importante che è quella della carità, quella dell'assistenza del paziente stesso.
Come veniva fatto l'ispezione, l'esame al letto del malato? C'era una prima ispezione, c'era la palpazione del malato e c'era la percussione inizialmente. E uno dei primi è stato Auenbrugger a introdurre il metodo di percussione attraverso le mani. La curiosità di Auenbrugger è che è riuscito a introdurre questo metodo perché suo padre capiva quanto vino c'era all'interno delle botti, percuotendo le botti e sentendo la risonanza, e quindi capiva non se era più o meno vuote. E lui lo ha sperimentato ufficialmente con i suoi pazienti. Qui vediamo una sala di ospedale durante la visita del primario di fine 800. Si capisce già da com'è l'ospedale stesso che si parla di un ospedale ottocentesco, quindi spazi molto ampi, molto grandi. E vedete una particolarità. Vedete che il primario appoggia l'orecchio, cioè comincia l'auscultazione vera e propria. È un'auscultazione immediata, cioè appoggia direttamente l'orecchio sul paziente. E poi si possono vedere tante cose, tra virgolette, innovative. Una donna tra gli assistenti e gli studenti. Le donne in medicina sappiamo che non c'erano nell'Ottocento, c'erano veramente molto poche. E poi si vedono anche gli abiti dei camici, ma soprattutto della gente che non aveva il cambio d'abito, non c'era il camice per la sicurezza dei pazienti. Quindi si capisce appunto che è un sistema prettamente ottocentesco. Quindi dicevamo auscultazione, ma la vera rivoluzione è stata introdotta dall'Eneca con l'auscultazione mediata tramite lo stetoscopio, invenzione del 1819. E una cosa su cui insisto molto e mi piace riportare questa frase di Einstein, che dice che è molto importante non avere dei pregiudizi. E come si fa a non avere pregiudizi? Bisogna essere dei veri cercatori della verità e quindi bisogna capire l'importanza e il valore educativo della metodologia, della storia e della filosofia della scienza. Dice, oggi molta gente, tra cui scienziati di professione, mi sembrano come chi ha visto migliaia di alberi, ma non ha mai visto una foresta. È un po' come l'elefante nella metafora dei filosofi ciechi. Abbiamo questo fenomeno naturale che è l'elefante, che può essere il paziente, quando parliamo di medicina, e qual è il rischio che si può incorrere? Si incorre nel riduzionismo, cioè un filosofo cieco, toccando l'orecchio, dice, beh, non è un orecchio di un elefante, ma è un tappeto. Toccando la proboscide dice non è il naso ma è un serpente, toccando la gamba la confonde con un tronco d'albero e via dicendo. Però se questi mettono assieme le loro visioni parziali possono arrivare al fenomeno, a scoprire il vero e proprio fenomeno naturale. Ok? Questo lo spostiamo così è più comodo. E quindi per non diventare dei filosofi ciechi bisogna migliorare l'arte dell'osservazione. Come diceva William Osler, padre della medicina moderna. L'intera arte della medicina è nell'osservazione e quindi educare l'occhio a vedere, l'orecchio ad ascoltare, il dito a sentire richiede tempo e per iniziare, per riavviare un uomo sulla retta via, tutto ciò che si può fare. E vedete l'analogia con la frase riportata all'inizio di Giovanni Battista da Monte. Quindi addirittura Osler, a cavallo tra 8 e 900, diceva che era importante vedere, ascoltare, sentire. Però nell'arte dell'osservazione ci sono, come diceva Leonardo, tre tipi di persone: le persone che vedono, le persone che vedono solo quando gli viene mostrato e le persone che non vedono. In realtà ci sono due classi di persone, quelle a cui viene insegnato a osservare e quelle a cui non viene insegnato. Facciamo un giochino tra i presenti. Questo è un disegno. Quanti turisti ci sono in questo campeggio, secondo 4. voi? Perché quattro? Credo una bandierina dietro. Vedi una bandierina dietro? Questa dici o Sì, questa? no, Sì, perché ci vedo sei quasi. che magari c'è qualcuno che la Sì. tiene. Un indizio che può aiutarvi? La foto è la foto Vedete? è un altro uomo. Qui c'è un elenco di persone e c'è un altro nome, quindi sappiamo che sono quattro. E allora allenando l'osservazione, riesco a essere attento. Quando sono arrivati questi? Sono arrivati da tanto tempo o sono arrivati da poco tempo? E quindi ci si allena a capire. Secondo voi sono arrivati da tanto o da poco? Da tanto.
da tanto? Perché c'è una, addirittura una ragnatela formata. Come sono arrivati a piedi, in macchina? C'è un indizio che vi porta a dire che sono arrivati magari in barca, ok? E il vento soffia da nord o da sud? Questo è molto più difficile. Perché è più difficile? Giusto, c'è la fiamma, però non so dire qual è, se è nord o sud, c'è la bandiera. E allora devo abbinare all'arte dell'osservazione anche una cosa molto importante, la conoscenza. Ecco, in medicina serve questo, non basta solo l'osservazione, bisogna anche conoscere. E allora, in questo caso, posso dire che le fronde degli alberi sono più rigogliose verso sud rispetto a quelle rivolte verso nord, il vento, guardando la bandierina, soffia da sud verso nord. Ok? Però è importante abbinare la conoscenza all'osservazione. E infatti, da studi recenti, dicono che uno studente oggi, uno specializzando, passa il 40% del tempo a guardare uno schermo e solamente il 12% a guardare le persone e il paziente. E infatti, è molto divertente il termine, parlano di McDonaldizzazione della medicina. Cioè come se fosse una catena di montaggio del McDonald's. Ci sono proprio degli studi dove si vedono i paragoni tra come si fa un hamburger e come viene curato un paziente. E vi faccio un altro piccolo divertente video che è questo. Dovete contare quanti passaggi fa una squadra in bianco. Ok? Passano la palla da basket. Quanti passaggi fanno? Quanti passaggi hanno fatto? 13. Però vi siete accorti di qualcuno che è passato in mezzo? È passato un signore travestito da orso che ballava. E questo è molto divertente. Pietro, e vi fa vedere che a un certo punto passa l'orso vestito di nero che balla. Eccolo qui, che si mette in mezzo, lo vedete? Eccolo lì. It's easy to miss something you are not looking for. È facile mancare qualcosa che non sto cercando, che non penso di trovare. Ok? Questa è una pubblicità che mette in guardia gli automobilisti dalla presenza di pedoni e di ciclisti, però è la stessa cosa che io posso avere anche in medicina, in campo medico, perché io sono convinto di trovare una certa cosa, magari non mi accorgo di qualcosa che sta lì vicino perché non la sto cercando. Ok? E quindi questo è per allenare l'arte dell'osservazione. Faccio un altro esempio, non solo sono un altro tipo di arte, vi leggo questo passo. Certo, voi siete un militare e più precisamente un sottufficiale, disse il dottore ad un suo paziente, e avete prestato servizio alle Bermude. Ora, signori, come faccio a saperlo? È entrato nella stanza senza togliersi il cappello, come se entrasse in fureria, da cui ne ho dedotto che era un militare. L'aria leggermente autoritaria abbinata all'età mi ha fatto supporre che fosse un sottufficiale. Per finire, l'eruzione cutanea sulla fronte mi ha indicato che era stato alle Bermude, in quanto quel tipo di infezione della pelle colpisce solo in quel luogo. Chi ha scritto, ha detto questa cosa, è Joseph Bell, medico, insegnava a Edimburgo, e durante le sue lezioni si divertiva a descrivere e a indovinare, a osservare e esprimere delle diagnosi di suoi studenti o delle persone che passavano. Di chi è stato maestro Joseph Bell? È stato maestro di Arthur Conan Doyle. E quindi è stato il maestro di Sherlock Holmes. Ok? Infatti, leggendo questo passo dello studio in rosso, si vede come assomiglia molto alle cose che faceva Bell. Vedo che è stato in Afghanistan, questa è proprio la parte di Conan Doyle. Come diamine fa a saperlo? Gli chiese sbalordito. Il filo del ragionamento è stato questo. Ecco un signore che ha il tipo del medico ma l'aria di un militare, quindi un medico militare. È appena arrivato dai tropici perché è abbronzato e quello non è il colore naturale della sua pelle. Infatti i polsi sono chiari. Ha attraversato un periodo di stenti e di malattia. Come rivela chiaramente il viso teso e stanco, ha una ferita al braccio sinistro. Lo tiene in modo rigido e naturale. In quale zona dei tropici un medico militare inglese può aver passato tante traversie e riportato una ferita al braccio? Ovviamente in Afghanistan. Oggi è un po' più difficile fare queste cose. Però vedete come l'arte dell'osservazione aiuta a
a fare delle piccole, aiutava almeno all'epoca a fare delle diagnosi. Una cosa che poi propongo spesso agli studenti è l'analisi delle immagini. Questa non ha niente di medico, è una semplice immagine di fine 800 e vi chiedo, cosa sta succedendo nell'immagine secondo voi? Cosa sembra che stia succedendo qui? Del vino La ragazza, ok, la ragazza quindi dove siamo? In una specie di osteria, giusto? Ok, e guardiamo questi tre personaggi, si vedono anche dalle espressioni del volto, delle mani, dai vestiti, riuscite a vedere qualcosa di particolare? discutendo su un giornale Su un qualcosa qui? però Oppure? una è vestita elegante. Giusto? E quindi c'è. Secondo me stanno organizzando qualcosa, stanno firmando qualche documento un Brava. po', diciamo, compromettente, però lì c'è la mano che si gratta la testa. Allora, questa, e dopo le domande sono: quali sono le evidenze visive che possono provare ciò che hai descritto? L'altra domanda è: cos'altro vedi? E poi che emozioni provi nell'osservare questo dipinto? Ok? In realtà questo è un signore che sta prendendo una gran fregatura da questi due. E infatti qui ha firmato un contratto. Perché è di un ceto sociale un po' più basso rispetto agli altri, lo si vede dalle scarpe sporche, dai vestiti non eleganti. Questo, capito che lo ha fregato, si sta fregando le mani, sfregando le mani, e questo dice: guarda te, è proprio uno scemotto perché cosa ha combinato? E si vede che siamo in una taverna in Italia perché c'è un avviso e via dicendo. E infatti, dopo aver fatto questo esercizio, si prova a verificare se l'ipotesi corrisponde al soggetto del quadro. Ok? Infatti si parla il titolo è Un villano in cattive mani. Se vi mettevo subito il titolo, lo capivate subito, e invece sarebbe venuto a meno questo esercizio. E quindi è un quadro di Guglielmo Stella, della seconda metà dell'Ottocento, ambientato a Venezia, in un locale pubblico, e appunto ci sono questi tre uomini, per estrazioni sociali diverse, c'è l'espressione beffarda di uno dei due. E la persona, appunto, mal capitata, adesso è veramente in cattive mani. Una cosa che abbina l'arte dell'osservazione a la vignetta della metafora dei filosofi ciechi è il matrimonio e la moda di William Hogarth, perché si tratta di una serie di quadri, sono sei quadri, che se io guardo ogni quadro singolarmente, senza capire quello che avviene prima, senza capire quello che viene dopo, non mettendo insieme, divento un filosofo cieco. Rischio il riduzionismo. Invece, analizzando il quadro nel suo complesso, riesco a capire tante cose. Ed è un quadro con delle sfaccettature, questa serie di quadri hanno una sfaccettatura anche medica, perché ci sono degli indizi che ci aiutano. Questo è il primo dei sei, è il contratto di matrimonio. E vedete diversi personaggi al suo interno. I primi due sono questi. C'è il conte, ok, che mostra fiero, impettito, vedete, l'albero genealogico che parte da Guglielmo il Conquistatore. E sul tavolo c'è la dote della sposa, c'è lo strozzino con in mano l'ipoteca firmata dal conte e quindi gli dice dammi i soldi e via dicendo. E poi qui di fianco c'è l'assessore, perché è un matrimonio combinato, è il padre della sposa che valuta il contratto nuziale. Però cosa vedete di particolare? Cos'ha il conte? Ha le stampelle qui di fianco. C'ha la gotta, perché anche il piede è fasciato. E quindi è un primo indizio. La gotta era la malattia dei nobili, perché potevano mangiare molte proteine, molta carne, quindi rischiavano di prendere la gotta. Dall'altra parte del quadro, seduti sul divanetto, ci sono i due promessi sposi. Non sembrano molto felici di questo matrimonio combinato, vero? Vedete la sposa che gioca con l'anello nuziale all'interno di un fazzoletto e lo sposo che nemmeno la guarda. I due cagnolini sotto sono gli sposi. È la trasposizione degli sposi. E li vedete vincolati da questo matrimonio come la catena rigida e ne nemmeno i due cani si osservano. E questo è un personaggio che poi ritroveremo, è l'avvocato chiamato Silver Tongue, si chiamava Silver Tongue, e questo avvocato vedete che già fa il filo alla promessa sposa. E appunto lei tutta imbronciata, il visconte, cos'ha di particolare nel viso? C'è una macchia nera qui, un'altra macchia nera là.
È un piccolo indizio che poi proviamo a svelare grazie agli altri quadri. Ok? Questo è il secondo quadro dei sei, cioè poco dopo il matrimonio. Cosa si vede? Si vede un po' di confusione, si vede un po' di... comunque sempre non molto felici del matrimonio i due sposi. E qui li vediamo con la moglie che ha uno specchio in mano, con questa faccia, guarda un po' di storto il visconte, il consorte, ci sono le carte da gioco, quindi ha fatto una nottata di gioco e di divertimenti. E invece il visconte, vedete che è qui disteso su questa sedia, molto trascurato, con lo spadino a terra, e il cane cosa va a usare? Una cuffietta da donna. Quindi ha fatto una notte brava, sicuramente è andato a giocare e è andato a donne. E vedete ancora la macchia sul collo, ancora ben visibile e presente. Nell'altra parte del quadro c'era il maggiordomo, ovviamente disperato, e il servitore che sta sistemando le tavole, le sedie dall'altra parte. Quindi si prova anche a contestualizzare, questo quadro. Il terzo riguarda, si è dal ciarlatano. E quindi si comincia un po' a ricostruire un pezzo di storia, si comincia magari a capire perché. Il promesso sposo ha queste macchie, vedete che ce le ha anche questa signora. Pare che questa signora sia la mamma di questa ragazza, e il visconte stia andando dal ciarlatano e in mano ha delle pillole, una scatoletta con delle pillole. Perché delle pillole? Le pillole di mercurio per la sifilide. Perché prendevano queste pillole di mercurio per curare la sifilide. E quindi lui, un po' preoccupato forse per averla o trasmessa o presa dalla ragazza, va dal ciarlatano, chiedendo appunto queste pillole. E il ciarlatano era il signor Pillola, Mr. Pilul, definito così perché aveva appunto, diffondeva queste pillole. La signora in mano ha una lametta, un po' forse per vendicarsi del visconte, non, ci sono diverse teorie, però. A noi, nell'analisi, diciamo, medica e dell'osservazione di questa immagine, non ci interessa molto. Ci interessa appunto capire che poteva essere sifilide. E appunto crede di aver infettato la ragazza. Un altro è il risveglio mattutino della contessa. Vedete, nel frattempo la contessa è con il nostro famoso avvocato Silver Tang. Si sta divertendo, stanno suonando, stanno cantando, quindi sono una vita quasi di corte. E vedete il bambino qui che indica le corna, simboleggia appunto che tra la contessa e il conte non c'è buon rapporto. Ovviamente è diventata contessa perché è morto il papà del conte. E quindi l'avvocato Silver Tang, la statua di Atteone con le corna. E vedete come, torno su questa. Se io analizzo solo questa opera, non capisco proprio tutto il contesto, non riesco a analizzarlo. Mettendo assieme tutto, riesco a capire anche il senso di questo quadro, di quest'altro passo del matrimonio alla moda. Questa è l'uccisione del conte. Si riesce, vedete, si va un po' di medicina legale, cioè si prova a capire come mai è morto il conte e non l'avvocato. Quali sono i personaggi? C'è la contessa, il conte che sta morendo e l'avvocato che sta scappando. Ma dove sono? In un luogo di casa? No, è un luogo mezzo disastrato, una bettola, quella che veniva chiamato il bagno. Okay? E qui, richiamati il padrone di questo bagno, richiamato dalle urla, sta entrando in casa nella stanza con la lanterna. Ma ci sono dei piccoli indizi, vedete, delle maschere e dei travestimenti per terra, quindi la contessa e l'avvocato si sono divertiti, si sono mascherati. Ci sono le pillole di mercurio, sempre per la sifilide. Ci sono il fuoco del caminetto e quindi si capisce come mai l'avvocato si è riuscito a ferire il conte, perché il conte era controluce, cioè vedeva le luci del caminetto e magari non è stato pronto nei riflessi e si è fatto infilzare con la spada insanguinata che si trova ancora a terra. E quindi l'avvocato sta scappando. E infine cosa succede? L'avvocato viene preso, viene condannato a morte, viene impiccato, il conte è morto, la contessa disperata si uccide. Si uccide con cosa? Si uccide con delle pillole
anche qui con del laudano, quindi si muore avvelenata. E vedete qui è già morta, siamo nella City di Londra, qui è già morta, c'è il medico che sta uscendo e questo è il padre della contessa. Che cosa sta facendo? Sta togliendo l'anello prima che arrivi il rigor mortis, perché quando arriva il rigor mortis non si riesce più a togliere. E qui è diciamo, la servitù che ha dato le pillole alla contessa, che viene, il servo che viene rimproverato, un po' tontolone, lo vedete. Il cane simboleggia molto magro, molto emaciato, simboleggia il decadimento di questo matrimonio alla moda. E qui c'è il foglio con l'esecuzione del nostro Silvertongue e le ultime parole all'amante, la boccetta di Laudano, il dottore che se ne va e appunto il rigor mortis. Però le uniche due persone che dimostrano un po' di dolore sono la figlia della contessa e la vecchia serva. Vedete qualcosa di particolare nella figlia della contessa? La La macchietta. E la macchietta è un primo indizio. Un altro indizio è questo. La bambina ha dei gambali di supporto per farla stare in piedi e quindi è una probabile sifilide congenita, una sifilide ereditata dal padre. E vedete come mettendo assieme tutte le opere si riescono a ricostruire tutte le storie e ad allenare quello che dicevamo, l'arte dell'osservazione. E quindi le colpe dei padri ricadranno sui figli, come veniva detto. Poi, passando a, vi faccio degli esempi rapidi perché la casistica è veramente infinita, ci sono diversi ritratti. Questo è un ritratto di Gerard de Lariss che è dipinto da Rembrandt quando aveva 24 anni. E cosa si nota? Si notano i tratti tipici della sifilide congenita, quindi la fronte prominente, le sporgenze frontali marcate, il cranio asimmetrico, il ponte del naso depresso, lo vedete qui, e la punta del naso retratta, le labbra prominenti. Con linee striate che partono dagli angoli della bocca. Un altro caso è questo, uno dice, il vecchio pescatore del 1902, dice, beh, è solo vecchio, magari ha qualche ruga, e invece guardando bene è quella che viene chiamata l'elastosi solare, quindi i danni provocati da un'elevata esposizione solare. E come faccio a capire che è un'elastosi? Confrontandola con una foto moderna. Questo è un guidatore di camion, un guidatore di camion che ha guidato il camion per anni e vedete come l'elastosi ha preso solo il lato sinistro, cioè quello esposto al finestrino, sempre a contatto col sole, che ha modificato e alterato la pelle, come anche in questo quadro. Quindi si possono fare anche dei parallelismi con patologie moderne, oppure si possono vedere l'evoluzione delle malattie. Questo è Ferdinando II dei Medici, dipinto da Sustermans, con il vaiolo. E si vede l'evoluzione del vaiolo, ma a distanza di quanto? Al settimo e al nono giorno. Quindi vedete come la malattia progrediva rapidamente. E quindi si vedono veramente, sembra un'altra persona, una maschera vera e propria rovinata dal vaiolo stesso. Oppure un altro modo di vedere una patologia. La patologia non a breve distanza, ma a lunga distanza. Questo è veramente anche in parte toccante. Sono dei autoritratti di Uttermolen. Il primo del 1967, ne ha fatti parecchi, però vedete che qualcosa è successo nel 96. In particolare nel 95 ha saputo di avere l'Alzheimer. Lui, nonostante questo, non ha smesso di dipingere, ha continuato e negli anni si vede tutta quanta la progressione della malattia. E in breve tempo, perché nel 96, 97, 98, 99, nel 2000. È impressionante. Guardate nel 2000 come si rappresentava, cioè un declino vero e proprio di tutte le funzioni cognitive. E gli ultimi ritratti appunto riflettono un'esperienza completamente alienante di perdita dell'identità. Quindi una cosa, si può vedere la patologia anche a lungo termine, è veramente impressionante. E una cosa che si trova spessissimo in arte è la rappresentazione del gozzo. Il gozzo qui rappresentato da Leonardo da Vinci, quindi vedete una donna con gozzo esoftalmico, addirittura con bulbi oculari che fuoriescono dagli occhi, oppure addirittura un gozzo cretinico, vedete qui il gozzo com'è molto molto sviluppato. Si possono addirittura vedere i diversi tipi di gravità del gozzo.
nella bella Simonetta del Botticelli, un grado 2, cioè un gozzo visibile con il collo in posizione normale, lo vedete qui appena annunciato, appena evidenziato. Oppure in questa Madonna col bambino dormiente del Mantegna, un gozzo visibile a distanza, un gozzo di grado 3. Come anche in questo Giuditta con la sua ancella della Gentileschi. Vedete come il gozzo è veramente molto visibile. E questo Giuditta Oloferne, non si sa, alcuni lo attribuiscono al Caravaggio, altri a Finison. Vedete questo gozzo pazzesco che si vede a livello del collo. In Caravaggio, anche in questa Madonna col Rosario, vedete un altro gozzo molto visibile. Sempre in Caravaggio, nella Crocifissione di Sant'Andrea, vedete qui in basso, vedete un altro collo deformato dal gozzo. E perché tutti questi gozzi? Li trovava tutti Caravaggio, tutti nello stesso periodo? Pensate che il padre della denologia, cioè dello studio delle ghiandole, della teoria delle ghiandole come organi escretori, è Thomas Wharton, che nel 1656 ha pubblicato questo testo. In questo testo cosa scrive? Il volume della ghiandola è maggiore nelle donne perché svolge una funzione cosmetica, dando grazia al contorno del collo. Quindi vedete come c'è una giustificazione errata del gozzo, e quindi credevano che la donna fosse più bella col gozzo e quindi la rappresentavano spesso e volentieri. Questo è un fanciullo con disegno che è al Museo di Castelvecchio di Verona, nel 1523. È molto particolare perché la storia che sta dietro. Un medico, Harry Engelmann, visitando il Museo di Castelvecchio, vedendo questo fanciullo, ha detto: questo fanciullo assomiglia a dei bambini che io sto studiando. Questi bambini ridevano tantissimo, avevano movimenti a scatti degli arti del tronco, e quindi ha deciso di pubblicare il suo studio di questi tre bambini, definendoli bambini burattino, perché appunto sembravano dei veri e propri burattini. Da allora la patologia, la sindrome, viene chiamata sindrome di Engelmann. E vedete queste immagini, questi bambini con questa sindrome. E lui ha riconosciuto in questo fanciullo con disegno, ha riconosciuto dei tratti che riportavano, non è detto che questo fanciullo ovviamente avesse questa sindrome, però aveva dei tratti che riportavano. È una malattia genetica che ha diverse caratteristiche particolari, quindi il lungo prolabio, il sorriso ampio, da orecchio a orecchio, il gonfiore attorno agli occhi, i denti piccoli, labbro inferiore, gli occhi chiari, la piega visibile, il mento piccolo, quindi delle caratteristiche che assomigliavano a quelle dei suoi pazienti. Un altro autoritratto, guardate, quelli di Dick Cat, 40 autoritratti, ne ha fatti una marea. Cosa si vede di particolare nel suo fisico? Notate qualcosa di strano? Guardiamo anche qui. Le mani. Le mani, bravissima. Le mani, cosa hanno di particolare? Sono quelle che vengono chiamate le dita ippocratiche o a bacchetta di tamburo. E vedete come assomigliano, sono proprio ben disegnate da Keck stesso. E sono, cioè, le aveva perché soffriva della tetralogia di Fallot con destrocardia. La tetralogia di Fallot è un difetto, è una patologia che comporta quattro anomalie cardiache, che non sto qui ad addentrarmi, però sono un difetto del setto interventricolare, l'aorta a cavaliere dei due ventricoli, la stenosi, il restringimento della vena polmonare, e l'ipertrofia, cioè l'ingrossamento del ventricolo destro, vedete l'ipertrofia qui presente. Questo invece è un ritratto di figlio del 1902 di Vrubel. Cosa si vede di strano in questo bambino? Una malformazione della bocca, il labbro leporino, e quindi è una malformazione che troviamo anche con i reperti del museo, quindi possiamo collegare anche a reperti che si trovano all'interno delle collezioni del nostro Ateneo. E quindi anche come oggi veniva risolto. Una volta morivano spesso e volentieri questi bambini perché non potevano nutrirsi in maniera adeguata o ricorrevano a infezioni pazzesche. Invece oggi, con un intervento chirurgico che è diventato di routine, non è semplice, per carità, però ormai i medici sono molto bravi e abili nel farlo, si risolve completamente e si torna alla perfetta normalità. Pensate, un bambino in questa situazione non può succhiare il latte. Venivano nutriti con delle spugne imbevute di liquido, perché altrimenti non potevano assolutamente succhiare. E qui vi porto un altro esempio, cioè non l'opera d'arte, ma uno scritto che ha fatto l'artista per poi far vedere l'opera d'arte.
E questo è ambientato nel 1893 e lo leggiamo. Una sera camminavo lungo un viottolo in collina nei pressi di Cristianina con due compagni, il vecchio nome di Oslo. Quindi già cominciate un po' a contestualizzare. Era il periodo in cui la vita aveva ridotto a brandelli la mia anima. Quindi sentite anche che tono incredibile. Il sole calava, si era immerso fiammeggiando sotto l'orizzonte. Sembrava una spada infuocata di sangue che tagliasse la volta celeste. Il cielo era di sangue sezionato in strisce di fuoco. Le pareti rocciose infondevano un blu profondo al fiordo, scolorandolo in azzurro freddo, giallo e rosso. Quindi vedete anche colori forti e al tempo stesso cupi. Esplodeva il rosso sanguinante lungo il sentiero e il corrimano, mentre i miei amici assumevano un pallore luminescente. Ho avvertito un grande urlo, ho udito realmente un grande urlo. I colori della natura mandavano in pezzi le sue linee. Le linee e i colori risuonavano vibrando. Queste oscillazioni della vita non solo costringevano i miei occhi a oscillare, ma imprimevano altrettante oscillazioni alle orecchie, perché io realmente ho udito quell'urlo e poi ho dipinto il quadro, l'urlo. E quindi lo vedete qui nella descrizione originale dell'autore. Quindi uno si prova a immaginare l'urlo vero e proprio di Munch e capisce tutta l'angoscia che aveva l'autore. Poi lo descrive dopo averlo disegnato. Camminavo lungo la strada con due amici quando il sole tramontò, il cielo si tinse all'improvviso di rosso sangue. Mi fermai, mi appoggiai stanco morto a una palizzata. Il fiordo nero azzurro e sulla città c'erano sangue e lingue di fuoco. I miei amici continuavano a camminare, li vedete, e io tremavo ancora di paura e sentivo che un grande urlo infinito pervadeva la natura. E quindi vedete come vi trasmette anche nello scritto questo senso di frustrazione che aveva Munch stesso. Un urlo lancinante, acuto, che acquisisce un carattere indefinito, universale, non è un urlo liberatorio, è un urlo sordo. E quindi la scena è piena di dramma, di angoscia, di dolore, di paura, e quindi rappresenta cosa? Gli attacchi di panico, di ansia, un giramento di testa, dolori e senso di vuoto, di angoscia, la fotofobia, realtà deformata. Quindi di tutto di più, e oggi viene richiamata con questa emoticon appunto simile all'urlo. E questa è un'altra opera di Munch, che è L'eredità. Il viso della madre che si piega sul bambino è diventato scarlatto per il pianto. C'è una forte contrapposizione di colore tra il viso rosso, gonfio, rigato di lacrime, contorto in una smorfia, e il volto bianco cenere del bambino, che contrasta fortemente con lo sfondo verde. Il bambino fissa con occhi grandi e profondi il mondo nel quale è involontariamente entrato. Quindi si capisce che c'è qualcosa che non funziona nel bambino. Malato, spaventato, un quesito negli occhi, guarda nella stanza, sospeso dal reame di dolore in cui è entrato e già con la domanda perché. Era il vecchio, familiare fenomeno dei fantasmi, ma era anche la mia vita, il mio perché. E quindi questa è l'eredità. Cioè un bambino in braccio alla madre, vedete con questo volto rosso scarlatto, un bambino con dei segni particolari nel suo corpo deformato, è un'inversione del tema classico della Madonna col bambino. E cosa aveva? Pare che potesse essere anche questa sifilide congenita, ok? E quindi c'è questa contrapposizione che resta il vuoto con la Vergine, e resta il vuoto, la solitudine di una vita sfiorita ancora prima di crescere. E qui invece facciamo un salto nella modernità, perché l'arte e la medicina possono essere visti anche con occhi particolari. Questo è un piccolo percorso che abbiamo fatto all'interno del nostro museo, il Museo Morgagni di Anatomia Patologica. Questa è un'ernia diaframmatica congenita osservata al microscopio fluorescenza. Quindi quello che alcuni hanno definito un campo di papaveri, in realtà può sembrare un campo di papave, in realtà è quello che il patologo, il medico oggi vede al microscopio. Stessa cosa, queste fibre particolari, queste sembrano dei piccoli uccellini che stanno volando, e sono cellule di glioblastoma. Questo invece è del colon tumorale primitivo, sembra del corallo rosso. E infine vi lascio con questi, che sono una collezione di vasi in ceramica realizzati da questa artista contemporanea, Tamsin Van Essen, che è molto giovane, e sono dei vasi che sono, vedete, particolari, non sono dei vasi normali, sono dei vasi patologici. Quindi
Questi rappresentano la psoriasi. Quindi vedete come si stanno squamando anche i vasi stessi. In questo caso invece è rappresentata l'acne. In quest'altro invece l'osteoporosi. In questo la sifilide. Vedete proprio i segni tipici della malattia. In queste sono le cicatrici e infine questi vasi che rappresentano il cancro. E quindi il vaso al tempo stesso ricorda la funzione originaria, cioè il contenere il medicamento, ma è anche metafora del corpo, che contiene la malattia. Okay? E quindi ha una duplice valenza, si può interpretare in due modi diversi. E quindi queste opere della Van Essen sono una riflessione vera e propria sul modo in cui ognuno di noi affronta il rapporto con il proprio corpo e il proprio essere. Il corpo può rovinarsi o ammalarsi, ma ciò che veramente ha valore è il contenuto del vaso stesso. E quindi bisogna imparare a guardare dentro il vaso. Penso che sia un bel messaggio questo di chiusura. Grazie. Grazie mille Alberto. Non so se ci sono allora domande dal pubblico. Io ne ho una, aspetta. Vai. Che intanto metto, chiudo questo che così interrompiamo la condivisione. Ecco. Eccoci. Ci sono casi in cui l'arte diventa fonte primaria di informazione per la medicina, cioè malattie che non esistono più o che vengono documentate dall'arte, cioè l'arte ci permette di imparare qualcosa? Sì, ci sono dei casi dove si trovano patologie molto rare, ma anche la sifilide stessa. Immagini della sifilide oggi non si trovano così. Il vaiolo sappiamo che oggi, grazie alla vaccinazione, è stato completamente debellato. Quindi quelle immagini del vaiolo che abbiamo visto di Federico II sono molto importanti anche per la rappresentazione. Un medico o chiunque riesce a capire la gravità di una patologia tramite la rappresentazione. Ma il mondo è veramente vastissimo, si possono stare qui mesi a discutere, a trovare casi di parallelismi tra arte e medicina. Quindi anche per conoscere meglio una malattia. Assolutamente, assolutamente. Ci sono produzioni artistiche, non so se sei riuscito a fare questo tipo di ricerca, particolarmente feconde, cioè periodi in cui viene rappresentato di più o periodi... Qualche tematica, dici? Beh, l'esempio del gozzo è clamoroso. Un'altra cosa sono i nani, il nanismo. C'è stato un periodo dove si trovava dappertutto i nani. Infatti non ve l'ho portato oggi perché... Ci sono decine e decine di rappresentazioni di nani, di diversi tipi di nanismi, ce ne sono veramente tanti. Ed è curioso anche capire, provare a ricostruire la patologia. Sì. Ci sono proprio dei periodi dove andava di moda, diciamo, questo. E anche capire come veniva vista la patologia dalla società, dalle varie epoche. Assolutamente. Faccio un esempio. Abbiamo visto la sifilide con... La macchia nera nel dipinti di Hogarth. Andava di moda nelle donne dell'epoca di farsi il puntino nero, no? Era per nascondere anche, per nascondere alcuni segni che potevano essere anche sifilitici. Erano delle particolarità. Hai fatto vari esempi del rapporto arte medicina. Sì. Quindi c'è un aspetto... Insegno al medico di oggi che non ha più rapporto con l'attenzione, con sì. l'attenzione, eccetera, la cosa, oppure trovo... Provo a diagnosticare eccetera. E poi va bene anche la medicina come scienza, come arte in sé, quando le guardo al microscopio di scienza. Certo. E una domanda che in parte però è anche trattata, cioè esiste poi un settore in qualche modo di collaborazione tra medico e arte, storico dell'arte in realtà, in cui te provi a dare perché quella di Munch è evidente, la dice lui stesso, quindi i suoi disturbi con l'urlo o il problema del bambino è interpretato. Però ci sono in realtà alcune cose, non ultima quella che abbiamo visto insieme qualche anno fa sulla patologia oculistica particolare, certo.
di Galileo in cui uno può cercare di capire, di interpretare, alcuni, interpretare dove l'Antic Sustermat, che per l'altro diventa citato, se in alcuni delle rappresentazioni di Galileo, che si spera sia fedeli, si può evincere, quindi che ci sia una collaborazione tra medico e storico dell'arte, storico della scienza, in cui da un lato uno può cercare di capire la ragione per cui una patologia, infatti, oppure dall'altro, come hai fatto l'esempio della anomalia della pelle, dove l'artista ha rappresentato qualcosa che però forse noi non sapevamo che andava a rappresentare, infatti, perché lo storico dell'arte non sa che andava a rappresentare. Queste collaborazioni sono, immagino, ci sono, sì, non sarebbero da sviluppare ancora di più, sicuramente. E anche un'altra cosa, secondo me, sarebbe da sviluppare, che potrebbe essere utile per i medici, è soprattutto i primi anni di medicina, quando devono imparare l'anatomia. E l'anatomia la impari guardandola. Se tu vai a chiedere a un allievo dell'Accademia delle Belle Arti di fare un disegno di un corpo, di un'anatomia di un corpo, la sanno completamente a memoria. E la sanno rappresentare perché ce l'hanno in testa. Un medico ancora non ce l'ha. E a mio parere dovrebbe poter allenarsi anche con l'arte. Si allena come? Con l'esperienza, con le autopsie, come ci hanno insegnato da Vesali in poi, qui a Padova. Ma è importante anche provare a disegnare. Il professor De Caro di anatomia, lui fa dei disegni pazzeschi alla lavagna quando spiega i diversi organi, diverse tematiche di anatomia. Però i medici devono allenarsi, secondo me, anche a visualizzare un corpo e... Ma tra l'altro originariamente non era per ragioni solo questo, ma le interazioni tra l'artista e il medico, Tiziano e Vesali. Assolutamente. Tiziano comunque la bottega, insomma. Sì, Pankajkar e company. Sì, certo. Seguivano il medico, seguivano le autopsie di Vesalio per fare tutte le rappresentazioni delle tavole, poi si è perso. Io ho portato l'esempio di quanto un medico oggi sta davanti al computer e poco a contatto col paziente, e questa non perdi solo la manualità, ma anche la visione di un corpo. Poi è un problema, perché quando uno va dal medico, se questo medico non riesce a osservare il paziente a 360 gradi, rischia di dare un'opinione in base alla sua specializzazione. Se vado da un cardiologo mi dà una risposta cardiologica, se vado da un gastroenterologo me ne dà magari diversa. Quindi c'è bisogno, appunto, di lavorare a 360 gradi. Per questo che è difficile la medicina. Ma quanto è diffuso questo approccio? Cioè un approccio nuovo, molto diverso. Questo di arte e medicina, dici? Sì. Quest'idea proprio di guardare a 360 gradi, vabbè, di sviluppare il senso dell'osservazione con allora, i medicali umani. Allora, diciamo, il corso di arte e medicina io l'ho iniziato l'anno scorso, agli studenti del terzo anno, che cominciano già ad avere un background di anatomia, un po' di patologia e via dicendo. Sta prendendo piede, ci sono le scienze umane qui, vengono insegnate a medicina, però non proprio con arte e medicina, insomma, come vi ho fatto vedere oggi, ci sono dopo veramente molti altri esempi, però il tempo era stretto. E negli altri posti, nel resto del ce ne sono, li fanno, sì. È una cosa che si sta... Non dappertutto, però è abbinato alla storia della medicina, l'insegnamento della storia della medicina non c'è in tutti gli atenei. Certo. Altre domande? Posto. Grazie. Allora, grazie tantissimo. Grazie. Grazie. Grazie a voi.